caccia di nuovi usignoli e stare a guardare la piccola Mimì e la sua mamma. Ma forse oggi sarò capace di aiutarle con una mia buona azione. Sì, e poi devi guadagnare altre carte magiche. Giusto. Spero che l'Università della Magia capisca la fatica che faccio a fare magie qui in Cina. Là, in quel palazzo fuori dal villaggio, vive un imperatore. Lui crede che la sua reggia sia la più bella cosa del mondo, ma improvvisamente ha letto che esisteva qualcosa di più bello nel suo regno, il canto dell'usignolo. Così ha ordinato di cercarlo, ed è stata Mimì la piccola sguattera a regalarglielo, e ha chiesto all'usignolo se sarebbe stato così gentile da cantare per l'imperatore. Quando questi sentì il canto, volle l'uccellino tutto per sé, ma Wong, il pescatore, arrabbiato con Mimin per aver portato via l'usignolo dal bosco e dalla gente del villaggio, aiutò TikTok l'orologiaio a costruire un usignolo meccanico da inviare all'imperatore. In cambio, furono nominati i primi costruttori dell'usignolo meccanico. Poi il vile TikTok l'orologiaio suggerì di far cantare due usignoli insieme, ma l'usignolo vero si stancò, scatenando la rabbia dell'imperatore. Ora Mimin, la sua mamma e l'uccellino sono scacciate dalla reggia. Com'è cambiata la vita di Mimin da quando ha trovato l'usignolo? Ma la storia continua. Non vorrei essere un peso per te. Se solo abitassi a palazzo, tutto sarebbe diverso. Non è colpa tua, mamma. Sono io che ho sbagliato. Dopotutto, se non era per me, saremmo ancora a palazzo e tu avresti le tue medicine. Non è vero. La colpa è soltanto del crudele imperatore. Comunque sono felice di essere con te nella nostra casetta. Anch'io, mamma. C'è tranquillità e nessuno dà ordini qui. Chissà se sentirò mai più il canto dell'usignolo. E Wong, mi perdonerai? Oh, sei tu. Sua Altezza dorme. Comunque, cosa ci fai qui, Wong? L'usignolo. Ah, capisco. Sei preoccupato per l'usignolo che hai aiutato a costruire. Beh, non devi temere. Per lui funziona perfettamente. L'imperatore lo adora. Oh, ma io intendevo il vero usignolo. Ah, quella è una storia vecchia. È stato cacciato via di cacciato? Qui. Cacciato? Sì, insieme a Mimì e a sua madre. Cacciate via anche loro. Ma, Mimì? Qualcosa non va? Non dovevate. Usignolo, ti hanno cacciato via. Ah? Ora sarai tu a disprezzarmi e non hai torto. Perché? L'usignolo meccanico vi ha fatto cacciare via mentre io ti avevo sgridato per aver rubato l'usignolo. Wong, tu hai agito bene. Non potrei mai disprezzarti perché sei il mio amico. Io so che volevi andare a palazzo solo per poter liberare l'uccellino. È così. Allora perché non mi fai salire sulla barca e andiamo a cercare l'uccellino insieme? Va bene. Non è sul solito albero. Lo avevi già visto altrove? No, di solito sta là. La baia. L'ho visto cantare nella baia dopo quella grande montagna. Allora guardiamo là. Giusto. Salta dentro. È meglio che tu ti sieda perché non sei abituata alle forti correnti. Così. Thank you.
Il prossimo! Sì, sì, eccolo. È un libro francese. Mm? Ah, il prossimo! Sì, è un papiro giapponese. Neanche uno! In tutti i libri del mondo si parla di usignoli veri, ma nessuno di essi menziona il mio! Non sanno che il mio splendido uccellino è il cantante più abile dei miei regni? Vostra Altezza, è perché nessun altro al mondo l'ha sentito cantare, è stato fatto solo per voi. Così il resto del mondo non l'ha mai sentito gorgheggiare, sire. Forse hai ragione, fallo cantare di nuovo per me. Cosa state facendo al mio uccellino? Voglio che canti subito. Sì, sì, subito. Perché l'uccellino non canta? Oh, povero me, non lo so, vostra maestà. Penso che l'usignolo sia gravemente ammalato. Cosa? Questo non deve succedere all'usignolo favorito dell'imperatore. Dice che è malato. L'imperatore svenuta. Presto, chiamate un dottore, correte! Va bene. Arriva il dottore De Cortera! Proprio come pensavo, è svenuto. Dottore, pensate che sia grave? Riuscirà a guarire? Ha avuto un grave shock. Penso che il suo cuore abbia sofferto. E ha bisogno di una buona cura. Fategli subito sentire la canzone dell'usignolo. Sì, dottore. Ma temo che anche l'uccellino si sia ammalato. Bah, non importa. Chiamate il primo costruttore dell'usignolo. Lui sarà capace di aggiustarlo. Sire, chiamerei volentieri il costruttore dell'uccellino, ma è fuggito rubando tutti i nostri tesori. Fuggito? Ecco perché ho costruito questo uccellino meccanico. Il mio piano funziona. Ora ho tutto il tesoro dell'imperatore. Trovate quell'orologiaio e conducetelo qui o taglierò tutte le vostre teste. Non troveremo più l'usignolo. Però ha fatto bene a fuggire via dopo tutto il pasticcio che è successo. Oh, perché ho detto all'imperatore che sapevo dove viveva l'usignolo? Io te l'ho detto, ed è colpa mia se TikTok ha costruito l'usignolo meccanico per sostituirlo. Oh. Le guardie! Assistente del primo costruttore dell'usignolo, sei in arresto. Vieni con noi. Perché? Che cosa ho fatto? Wow, non mi stava infastidendo, perché è in arresto? Non sono affari tuoi. Guardie, portatelo a palazzo. Vieni! Lasciatemi! Che succede? Min-min, ritornerò! Min-min! Lasciatelo andare! Non lasciarmi! Assistente, devi riparare l'usignolo rotto per domani mattina. Ma non posso. Per domani mattina, capito? E se non ci riesci, non rivedrai mai più i tuoi fratellini. Domani l'usignolo canterà. Wow, ti bravo, io ti ci wow, ti bravo. Ah, quel ciambellano, come vorrei strozzarlo. Ciambellano, non lo riparerò, lasciate stare i miei fratelli. Tu e l'imperatore siete matti, incantati da uno stupido uccellino meccanico. Accidenti a voi.
che bussa? Porto fiori come regalo all'imperatore. Cosa vuoi? Porto dei fiori in dono per il prigioniero. Un dono per il prigioniero, fa vedere. Voglio bene. Presto, andiamocene di qua. Aspetta, i fratellini. Watcher liberati! Presto, fate presto, salite per le scale. Andiamo, per poco e saremmo stati liberi. Mi dispiace, Wong, mi sembrava una buona idea, ma ci è andata male. Hai fatto quello che potevi. Wong, io ti dichiaro ora perdonato. Eh? Non c'è ragione per tenerti prigioniero, perciò puoi ritenerti libero. Ma noi siamo fuggiti dalla nostra cella e inoltre l'usignolo non è ancora stato riparato. Non importa, non occorre più riparare l'usignolo perché nessuno vuole più starlo a sentire. Vuole dire che l'imperatore è morto? No, non ancora. Non ancora, ma sappiamo che è solo questione di tempo. Oh... oh. Ma io sono sempre stato amico della gente del villaggio e ora voglio esserlo ancora di più. Vi dirò cosa farò per liberarvi ed in cambio direte alla gente del villaggio che avrà un vero e fedele amico a palazzo se mi sceglierà come nuovo imperatore. Lunga vita all'imperatore! Oh, usignolo, canta la tua canzone. Resisterà fino al tramonto. Ora, donne, dovete smettere quel piagnisteo. Il rumore non farà che peggiorare la situazione. A proposito, nelle prossime elezioni votate tutte per me. Prometto paghe più alte e ogni donna a palazzo sarà una principessa. Il dottore per imperatore. Il dottore per imperatore. 5 ore di vita per l'imperatore. È il nostro maestro. Proprio noi! Con il becchino, votate per me. Se volete delle cose ben cotte, votate per me. Oh, sono il bibliotecario e saprò cucinare anche i libri. E io frusterò tutti. Che avidi, vorrebbero prendersi tutto. Mi chiedo chi starà curando l'imperatore. Forse l'imperatore se n'è già andato ed è morto ed è in paradiso, su nel cielo, oppure un angelo. Non mi importa dove è andato, gli auguro buon viaggio. Io voglio scoprirlo. Perché vuoi preoccuparti di lui? Non ci ha mai aiutati. Non gli è mai importato nulla della tua povera mamma. Poverino, nessuno si prende cura di lui. Vostra maestà, che cosa vorreste dirmi? Usignolo... Avete detto usignolo? Sentire. Volete sentire cantare l'usignolo? È questo che volete? Ma qual è l'usignolo che vorreste sentire? Voglio l'usignolo vero. Sono così felice che anche per voi la canzone più dolce è quella del vero uccellino. Sì, presto. Andrò subito a cercarlo. Non avreste dovuto cacciarlo via dalla reggia. Oh, Wong, l'imperatore ha capito che ha fatto del male al vero usignolo e ora vuole che lo si cerchi dappertutto. Io sono pronta. Min Min. Alt, sei bandita dal palazzo! È giunto il momento di fare una buona azione per la piccola Min Min. Bingo! Dove sei, Bingo? Ha detto che avrebbe trovato l'usignolo, dovrebbe essere qui. Bollicina! Bollicina!
L'ho trovato, hai visto? È l'usignolo. Ma è un corvo, andiamo male. Beh, è pur sempre della famiglia dei volatili, cugino dell'usignolo. Bada bingo, è vero? Credo di sì, comunque sia, mi pare che tu debba aiutare prima Min Min. Speriamo che la tua idea funzioni. Non vedo l'ora di aiutarla. Usignolo, dove sei? Vieni qui, usignolo, vieni su. Usignolo, l'imperatore sta morendo. Usignolo, presto, presto. Vieni prima che muoia. Il libro aveva ragione. Sei più bello del palazzo. Adesso, vecchio stolto, devi ammetterlo dopo tutti i guai che hai combinato. Usignolo, abbiamo bisogno di te. Ah, sei tu. Ti prego, vieni dal nostro imperatore prima che muoia. Usignolo. Min Min ha trovato l'usignolo. Sei tornato. Vostra Altezza, la canzone dell'usignolo ti ha guarito. Ma tu sei la piccola Min Min. Così devo a te se il mio uccellino prezioso è tornato. Ti sarò grato in eterno. Ah, siamo tutti felici di vedervi di nuovo guarito. Mi dispiace, sono stato ingannato da quel TikTok l'orologiaio. E anche Wong è stato truffato da lui. Sì. Wong, dove sono il ciambellano e gli altri? Il ciambellano e gli altri sono occupati per le elezioni del nuovo imperatore. Eh? Elezioni per il prossimo imperatore? Sì, vostra Altezza, tutti pensano che voi siete già morto. Capisco, allora solo voi due mi volete bene. Vostra Altezza, noi non volevamo lasciarvi così tutto solo. E voi due mi avete fatto capire il valore della vera amicizia e nel momento del bisogno voi soltanto nel mio regno vi siete preoccupati di me. Allora non sono stato un buon imperatore se nessuno è stato al mio capezzale per curarmi. Ma le guardie non volevano lasciare entrare la gente del villaggio. Da oggi in poi tutti potranno venire a corte quando vorranno e voi due sarete i custodi dell'usignolo. Se non vi dispiace, sire, vorrei fare il pescatore. Grazie, imperatore, per la vostra offerta, ma io preferirei curare la mia mamma. Molto bene, così sia, e prendete l'usignolo. Sarete sempre i miei cari e fedeli amici. E noi porteremo l'usignolo a cantare per voi ogni volta che lo vorrete, non è vero? Certo. A vostra disposizione l'imperatore. Buongiorno.
Ciao, ciambellano. Che bella bara avete. È proprio della vostra misura. Abbiamo. Che l'imperatore abbia lasciato libero l'usignolo e abbia riconosciuto i veri amici. È stato un lieto fine. Ma nessuna buona azione, perciò nessuna carta magica. Beh, ho cercato l'usignolo, ma tu mi hai portato uno stupido corvo. Va bene, ma come facevo a sapere che era un corvo? Forse mi spediranno una carta, almeno io ci ho provato. Un giorno avrò il premio, sarò una bella principessa. Forza, Bingo, andiamo, è ora. Ah, va bene, ciao. Thank you.